Hai un'azienda e vuoi comunicare con i tuoi clienti sui social? Hai bisogno di una strategia. Ciao, sono Andrea e oggi voglio parlarti di come creare una strategia social media efficace. Ogni volta che andiamo sul web per comunicare con i nostri clienti, non possiamo improvvisare, altrimenti corriamo il serio rischio di non ottenere alcun risultato o, peggio, comunicare il messaggio sbagliato. Per questo motivo è fondamentale agire con cognizione di causa. Partiamo da una strategia ben precisa. Partiamo da un assioma. Una strategia social è a tutti gli effetti una strategia. In quanto tale, è fondamentale che sia frutto di analisi e programmazione. Ma nello specifico, quali sono i fattori da considerare? Prima di tutto dobbiamo conoscere il nostro pubblico. Prima di iniziare a pubblicare sui social media, devi sapere a chi ti stai rivolgendo. Qual è il tuo target di riferimento? Quali sono i suoi interessi? Quali sono le sue esigenze? Ogni volta che comunichiamo dobbiamo farlo come se avessimo di fronte a noi questa persona. Quindi dobbiamo sapere tutto di lei. Dobbiamo incuriosirla, dobbiamo portarla ad appassionarsi a noi. Una volta che sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci, dobbiamo identificare dove si muove, si informa, studia, rilassa. Dobbiamo quindi identificare la giusta piattaforma social. Ogni social media ha il suo pubblico, il suo stile di contenuti. Un esempio banale è l'associazione TikTok giovanissimi o Facebook adulti. Anche se i dati non dicono proprio così. Sicuramente un'azienda che si rivolge al mercato B2B non può non considerare LinkedIn, un luogo dove le regole sociali sono marcatamente differenti dalle altre piattaforme. Questo ci ricollega al prossimo elemento, ossia il dover mirare a creare contenuti di qualità. I social media sono pieni di contenuti, quindi devi assicurarti che i tuoi post si distinguano dalla massa. Ciò significa creare contenuti originali, interessanti e coinvolgenti, che possono catturare l'attenzione del tuo pubblico. Ma non è sufficiente creare un contenuto efficace. Dobbiamo assicurarci che sia parte di un calendario pianificato. Il nostro pubblico va nutrito di informazioni. Deve farlo con pragmatismo. Non puoi pubblicare a caso e sperare che funzioni. Devi pianificare il tuo calendario editoriale con anticipo. Ciò ti aiuterà a pubblicare con regolarità, evitando di pubblicare troppo o troppo poco. Se abbiamo fatto bene questi passaggi, avremo un pubblico chiaro e vivace. Ora dobbiamo assicurarci di essere anche noi reattivi adesso. I social media sono un canale di comunicazione bidirezionale, quindi devi essere pronto a interagire con il tuo pubblico. Rispondi ai commenti, ai messaggi privati, chiedi feedback. In questo modo costruirai un rapporto di fiducia con chi ti segue, trasformandolo in un cliente o, se è già un cliente, fidelizzandolo. Infine, la parte più importante, misurare i risultati. Devi monitorare i risultati della tua strategia social. Analizza le metriche come il numero di follower, l'engagement, il traffico al tuo sito web. Queste informazioni ti aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no, così da poter migliorare continuamente la tua strategia. Bene, per oggi è tutto. Spero che questi consigli ti saranno utili per creare una strategia social efficace per la tua azienda. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale per essere aggiornato sulle ultime novità e apprendere altre nozioni utili per la tua azienda. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!